gli ordini, a insegnarti la strada. Ringrazio innanzitutto di questa occasione, ringrazio Fernando per averla organizzata, ringrazio tutti voi che siete qui presenti. Questo incontro nasce soprattutto su un desiderio di ascoltare anche soprattutto quelle che sono opinioni e quelle che sono le problematiche che in qualche incontro con alcuni di voi mi venivano suggeriti e sollevati. Quindi sono qui soprattutto per ascoltare, per capire assieme a voi, quindi vi sarei grato se qualcuno di voi intervenisse anche per... Credo Maddalena voglia, no? Io ringrazio Mauro perché ha accettato questo invito e quindi si è voluto confrontare con i cittadini di Ferentino e in particolar modo con quei cittadini che hanno a rischio le proprie abitazioni. Ne abbiamo parlato, come diceva Fernando, noi sono anni che qui ci opponiamo in questa zona, io a Mauro gli dimostro ad esempio il frutto del nostro impegno, oltre 3.000 firme contro l'aeroporto e queste sono solo di Ferentino. Quindi se pensiamo all'elettorato attivo, ci sono all'incirca oltre il 30% dei cittadini di Ferentino che si schierano contro questo progetto, ma non perché non vogliono volare o perché hanno paura del rumore, ma perché c'è qualcosa che non va. Innanzitutto parliamo di un progetto che cala su un'area dichiarata emergenza ambientale, lo sappiamo dal 2005, c'è un livello di polveri sottili insostenibili. Sono stato l'altro giorno a Roma su un convegno e c'era il presidente dell'Al Palazzo che diceva che a suo avviso questo aeroporto non cala bene su questo progetto, tant'è che la conferenza dei servizi, tutti gli organi tecnici da l'ENAC, io qui per Bali, hanno dato pareri negativi sollevando diverse questioni, anche quelle di compatibilità, ad esempio la compatibilità con l'aeroporto, la scuola elicotteristica, la conferenza dei servizi di IARA, che è lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, che non è possibile che le due opere possano sussistere. E questo significa che la scuola elicotteristica dovrà prendere il volo e quindi diversi lavoratori del territorio, si parla di 500 persone all'incirca e tutto l'indotto, vedrebbero quindi dove perdere un'occasione sul territorio. Quindi detto questo, poi cosa c'è? Qui ci sono diversi cittadini che hanno le proprie abitazioni, l'8 agosto si sono visti arrivare un avviso di esproprio, io ho qui la piantina, quindi anche per far vedere quali sono le realtà, dove praticamente queste casette, penso che lo sai bene Mauro, queste casette, aspetta che poi te la posso, allora un attimo che lo apro, tutti questi quadratini sono case e ce ne sono abbastanza, se noi apriamo tutto ci sono altri quadratini, cioè qui, poi qui ci sono degli espropriati che qualcuno ti dirà qual è la loro situazione. Quindi questi cittadini si ritrovano ad avere delle abitazioni regolarmente costruite con tanto di licenza, di colpo gli arriva un avviso l'8 agosto senza poter proporre delle osservazioni su un'area dove per anni hanno vissuto e quindi immaginano lo spavento. Ecco, questa è l'area forse più di Ferentino che si vede, dove ci sono tutti i quadratini, quindi basta farsi un giro e sono tante. Quindi in base a questa situazione noi sappiamo quali sono state le posizioni, sappiamo che sicuramente c'è stato anche da qualcuno forse un interesse verso questo progetto, che poteva pensare che potesse portare qualcosa, ma noi abbiamo dimostrato con i fatti, ma anche gli organi tecnici, che questo è un progetto insensato. È un progetto insensato che mette in difficoltà dei cittadini, che mette in difficoltà un territorio, e per questo noi chiediamo un impegno. Innanzitutto, anche viste le considerazioni tecniche sono uscite fuori alla conferenza dei servizi, vista anche la dichiarazione di Emma Bonino pubblicamente ha detto che tre aeroporti nel Lazio sono insostenibili, riferendosi a Frosinone, ha detto che essendo gli abitanti del Lazio 5 milioni, un aeroporto per essere attivo deve fare almeno 5 milioni di passeggeri. Quindi lei diceva che per fare 3 aeroporti nel Lazio bisogna triplicare i passeggeri, riferendosi a Frosinone. C'è un video che noi abbiamo messo sul nostro sito, parlava cosa ci facciamo volare sopra i gabbiani. Quindi questa è la situazione che provo sinteticamente a riportarti. Noi chiediamo un impegno perché pensiamo che anche all'interno del Partito Democratico ci auguriamo
che ci siano delle sensibilità. Io a volte ho parlato anche con militanti del PD e anche loro mi hanno dichiarato la loro contrarietà, come Fernando. Quindi l'impegno che io chiedo, che visto che questo progetto oramai sta andando via, di bloccarlo definitivamente e di ritirare questo avviso di esproprio, quindi non approvare la variante nel prossimo consiglio regionale, perché le persone non possono vedersi demolita la casa. Se c'è bisogno di creare uno sviluppo in quell'area, perché io capisco che quell'area può avere uno sviluppo, nessuno vuole farla rimanere prettamente agricola o abbandonata, se non c'è, ma se ci sarà uno sviluppo in quell'area, perché c'è un casello autostradale, perché c'è una superstrada, quello sviluppo non sia fatto con esproprio dove i cittadini perdono i loro terreni e le loro case, ma sia fatto con uno sviluppo che sia concordato con loro e che dia frutti agli stessi cittadini. Un esempio: se un cittadino ha un terreno e tre figli disoccupati e vuole fare un albergo, glielo fa lui l'albergo per i propri figli. Quindi se vogliamo creare uno sviluppo diverso, io parlavo ad esempio con un tecnico l'altro giorno proprio che fa valutazioni ambientali e a suo dire l'aeroporto di Frosinone non ce le ha questi requisiti, diceva: perché in quell'area non pensate, visto il sistema pianeggiante, di fargli una delle più grandi centrali elettriche della regione Lazio? Detto, con pannelli solari quell'area diventerebbe forse uno dei primi laboratori verdi, primi in Italia. E noi dicevano persone competenti che hanno detto: perché non provare anche con i politici locali a sviluppare questo tipo di progetto? E mi diceva che in quel modo i terreni rimarranno nei cittadini, perché si diventeranno soci con la società e quindi avranno anche un rientro, e oltretutto si può anche mantenere una vocazione, chiamiamola agricola, perché si potrebbe fare anche delle serre sotto a questi pannelli per quella coltivazione, ad esempio, che serve per i medicinali. Quindi perché diciamo questo? Noi pensiamo che oggi, e mi allargo un po' il discorso e concludo, quest'area, ma come la Valle del Sacco, abbia bisogno di uno sviluppo diverso, uno sviluppo ecocompatibile. Adesso ci sono le opportunità, perché fino adesso è stata utilizzata in un certo modo. Adesso invece, proprio perché abbiamo vissuto questa pressione, si può cambiare. Noi con le Ferre abbiamo fatto un convegno con Falocco, che è il presidente di Ecosistemi, la società che si occupa di progettazioni della Green Economy, e ci ha detto che la Valle del Sacco potrebbe diventare un nuovo laboratorio verde. Ci ha proposto di istituire, stanno lavorando anche con la Regione, di fare un ecodistretto della Valle del Sacco. E ci diceva: per creare l'ecodistretto però non possiamo mettere queste opere come l'aeroporto che vanno a cozzare. Un ecodistretto significa ricerca sulle fonti non rinnovabili, significa minore impatto, significa che lo scarto di una materia diventa materia prima di un'altra, quindi si può e si crea occupazione, e quella filiera si collega con poli universitari che potrebbero sorgere nell'area nord, e anche con tutta poi l'artigianato locale e un'agricoltura di qualità. Quindi noi ti chiediamo un impegno, perché comunque rappresenti uno dei partiti maggiori, noi qui oggi ci sono cittadini che hanno in pericolo il loro futuro e da te vogliono un impegno. Io mi auguro che ti sentirai di prendere questo impegno di tutelare e di cambiare questo modello di sviluppo. Io ti chiedo, e mi auguro che lo farai, di schierarsi contro questo progetto, di rimodulare lo sviluppo di quel territorio, di rimodulare il progetto per la Valle del Sacco e farlo in un progetto partecipativo, e noi cittadini ci metteremo a disposizione per crearlo insieme, se ci sarà questa volontà di collaborare. Questo è tutto.